Cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema e delle serie TV a cura di Lauretta Buffa e del sito visionair.fm. In questo appuntamento, prima delle vacanze, parliamo di Mulan perché finalmente la Disney ha deciso come sarà l'uscita del film dal vero, tratto da un cult, ormai un classico dell'animazione anni 90. Il film uscirà sulla piattaforma Disney Plus. L'uscita al cinema era stata rimandata più volte a causa della pandemia. Il titolo negli Stati Uniti uscirà il 4 settembre in streaming sulla piattaforma. Non sarà però compreso nell'abbonamento. Il noleggio costerà $29.99. Secondo alcune voci non sarebbe esclusa un'uscita in combinata sia sulla piattaforma che al cinema per cercare di recuperare il budget, visto che per il film sono stati spesi intorno ai $200 milioni. Per quanto riguarda la pagina dedicata alle novità, Bradley Cooper sarebbe in trattative per interpretare il nuovo film ancora senza titolo diretto da Paul Thomas Anderson. Lo ha rivelato The Hollywood Reporter. Non è ancora noto qual è il ruolo proposto all'attore, ma potrebbe non essere il protagonista, visto che la storia racconta di un giovanissimo studente della San Fernando Valley che intraprende la carriera di attore. Intanto Amazon Prime Video ha annunciato finalmente che ci sarà una seconda stagione per Hunters, il thriller, la serie ambientata nella New York anni 70 con Al Pacino e Logan Lerman. Se ancora non avete visto la serie, vi consiglio tra l'altro di guardare la mia recensione e qui in alto vi metto il link al video vi dico che al centro del racconto c'è un gruppo di cacciatori di nazisti che cerca di evitare l'avvento del Quarto Reich negli Stati Uniti. Mentre ora ci spostiamo in casa Netflix, dove Amy Adams sarà una delle protagoniste di una miniserie intitolata Kings of America. Il drama è descritto come la storia di tre donne forti le cui vite sono legate alla multinazionale Walmart. Le tre donne sono un'ereditiera, una dirigente anticonformista e una predicatrice e commessa di Walmart di lunga data che osò sfidare il gigante del commercio statunitense, dando vita alla più grande class action della storia degli Stati Uniti. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito visionair.fm. È tutto da Lauretta Buffa e dal sito visionair.fm. Buone vacanze e buon cinema a tutti! Ciao ciao!